Siamo nel Salone Macchine e Utensili di Mexpe in compagnia di Stefano Parenti, Sales Manager di Autodesk Italia, la filiale italiana dell'azienda americana Autodesk. Stefano, può spiegarci di che cosa vi occupate? Volentieri. Autodesk è presente in Mexpe per offrire ai clienti in visita uno sguardo su quello che è il cosiddetto Smart Manufacturing, quindi una serie di soluzioni che vanno a rendere efficace e flessibile la produzione all'interno delle aziende. Nell'ottica dell'Internet delle cose, nell'ottica dell'Industry 4.0, le soluzioni Autodesk consentono di affrontare la produzione in modo nuovo e innovativo. Consideriamo che attualmente siamo di fronte ad una sorta di nuova rivoluzione industriale. È quello che Autodesk chiama il Future of Making Things, quindi l'opportunità di reinterpretare la produzione con dei nuovi canoni, perché la produzione non è più quella di una volta, è cambiata, è mutata e quindi anche gli strumenti offerti alle aziende devono essere adattati in questo senso. Le soluzioni Autodesk nel settore manifatturiero spaziano da quella che è la gestione di software per la fresatura, quindi il cosiddetto manufacturing di tipo sottrattivo, a soluzioni anche nel manufacturing additivo per andare a gestire quelle che sono macchine le più nuove nel settore del rapid prototyping. Abbiamo delle soluzioni anche in quello che è il settore dell'ispezione, della simulazione. Il tutto può essere visto, e poi lo osserveremo all'interno del padiglione della fabbrica digitale, connesso con macchine utensili e con sistemi che acquisiscono dati e permettono di mettere tutto in linea per consentire alle aziende di ottenere risultati assolutamente inaspettati e adatti a quelli che sono i tempi che cambiano. Può spiegare che cosa presentate nello specifico all'interno della fabbrica digitale? All'interno della fabbrica digitale Autodesk presenta vari corner, e in particolare vorrei soffermarmi su quello che può essere un'interpretazione dello smart manufacturing molto efficace con il closed loop machining. Closed loop machining identifica una macchina utensile che lavora asservita ad un sistema software e a un sistema di controllo che permette di avere l'intervento umano all'inizio e alla fine, ma poi si autoalimenta in maniera da ottenere un risultato di produzione efficace anche per oggetti, come vedremo in stand, che non sono propriamente di produzione. Quindi in quel caso è un giunto, che è quindi un oggetto che ha delle necessità di produzione particolari e normalmente non sarebbe realizzabile in questo tipo di modo. Qual è il vostro mercato? Dove siete diffusi? Allora, Autodesk è presente davvero in tutti i mercati, vorrei dire. La nostra headline è Make Anything, quindi crea tutto. Vorrei ricordare anche la vision di Autodesk, che è una cosa che è molto ispiratrice, una frase ispiratrice, è l'opportunità Autodesk desidera poter dare alle persone il modo di ideare, progettare e realizzare un mondo migliore. Ecco, nel nostro operare quotidiano cerchiamo di dare delle risposte alle grandi sfide che stanno affrontando le aziende del settore manifatturiero, in particolare in Italia, con delle soluzioni molto efficaci che vanno a comprendere, e le presentiamo anche qui nel nostro stand, anche il generative design, quindi un nuovo modo di approcciare a quella che è la progettazione tridimensionale, dove non semplicemente il progettista deve operare con il CAD, ma riesce a inserire dei dati all'interno del CAD e il CAD genera quello che è un progetto, delle alternative di progetto che poi possono essere validate e offrono degli scenari che sarebbero davvero assolutamente non pensabili in altri modi. Allora, grazie a Stefano Parenti di Autodesk Italia.